questa è arte per te, arte per te. Con una miscela di verdi e usando un pennello sintetico dalle setole molto lunghe, traccio dapprima l'andamento del ramoscello di ulivo. Utilizzo lo stesso pennello per dare la sagoma alle foglie, ma se volete voi potete utilizzare la matita. Comincio a colorare direttamente lasciando i bianchi in evidenza. Io qui userò l'acquerello in purezza, quindi non adopererò il bianco. Il bianco sarà dato dalla trasparenza del foglio. Preparate la tavolozza con i verdi che più vi piacciono. Non è necessario che siano effettivamente il verde olivo. Fate il vostro ramoscello secondo il vostro gusto. Anche con i toni del blu viene bellissimo. E continuo la composizione a fantasia, tenendo presente di non coprire mai le luci con il colore e secondariamente variando di foglia in foglia i toni del verde. Per questa fase di lavoro sto usando un pennello della Tintoretto della serie In Martora Kolisky Siberiana. E come vedete, rispetto al pennello della foglia in alto, quella in verticale, qui il rilascio di pozzanghera è più copioso. Quindi, a seconda dell'effetto che volete, scegliete il pennello più adatto a ciò che dovete fare. Adesso mettiamo due olivette di buon augurio. E allora, io prima do la forma a matita e poi immetto una pozzangherina fatta di viola e nero. E dapprima accentuo le parti che voglio più scure. Lascio asciugare leggermente tra una posizione e l'altra. Tengo bianche le parti che voglio in luce. E coloro con una miscela più diluita le parti invece che voglio abbiano una coloritura intermedia. Quando vedete che mi fermo, temporeggio proprio per permettere alla carta di assorbire bene la pozzanghera e per far sì che non debba essere necessario usare il phon, che potrebbe spostare malamente la pozzanghera d'acqua e potrebbe creare dei danni. Nel frattempo rifinisco le foglie e do il tempo all'oliva di asciugarsi. Rinfranco la parte in ombra dello stelo e metto qualche ombreggiatura anche sulle foglie. Decido di fare un'altra oliva e procedo nel medesimo modo. Vedete, man mano che asciuga, io poi rinfranco sempre le zone che voglio più scure per creare quella sorta di tridimensionalità che mi serve. Adesso col colore molto diluito faccio delle foglie un po' in secondo piano. Semplicemente uso una tonalità molto più blanda e diluita e sporcata con un po' di nero. Sistemo il taglio della foglia che voglio appaia in verticale. E vi lascio alle foto augurandovi una Pasqua piena di pace.